Gianni Colacione, dal 39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale, siamo alla seconda sessione qui a Roma, all'Hotel Summit. Siamo in compagnia di Giorgio Pagano, segretario dell'Associazione Radicale Esperanto dell'ERA, associazione storica ormai costituente del Partito Radicale Transnazionale, e proprio rapidamente gli chiediamo come mai al congresso del Partito Radicale Transnazionale non si parla esperanto. Dunque, diciamo che la questione è molto articolata, nel senso che benché ci sia un impegno, quasi riparto dalla tua dizione di associazione storica, perché in effetti nel 2012 l'Esperanto festeggia 125 anni di vita e l'Associazione Radicale Esperanto 25, perché noi siamo nati il 25 aprile del 1987. Quindi dopo il Partito Radicale, l'Associazione Radicale Esperanto è quella, diciamo, più antica in termini di lavoro politico svolto ininterrottamente, perché non ci siamo mai interrotti un attimo, e quindi da questo punto di vista questo è il dato di partenza. Io direi non solo nel partito, ma perché in Europa non si parla in esperanto? La questione è molto semplice, io infatti pensavo di fare un intervento, se ci riesco, quasi storico, perché non tutti sanno, cioè, mentre ad esempio nel congresso noi abbiamo i tibetani o anche gli uiguri che hanno lamentato l'occupazione Han, ossia dei cinesi, con il loro cinese per quanto riguarda la cultura tibetana o uigura, in realtà in gran parte del mondo occidentale, benché noi ci reputiamo liberi in termini di pensiero, così non è. Perché, e non a caso forse se tu hai ascoltato l'intervento che ho fatto ieri nella Commissione dei diritti umani, io ho semplicemente fatto un traslato di quello che aveva detto Roosevelt nel 1914, ossia che in America c'è posto per una sola lingua e questa è l'inglese e non siamo certo un pensionato poliglotta. Ho tolto la parola inglese e ho messo cinese e alla fine ho svelato che era quella di Roosevelt. Fin tanto che parlavo del cinese andava tutto bene, nel momento in cui ho svelato che era di Roosevelt automaticamente c'è stato un po', come dire, un allarme. E il problema è quello della colonizzazione, nel senso che benché il Partito Radicale, bisogna riconoscere, ma bisogna riconoscere soprattutto e innanzitutto a Marco Pannella, al leader del Partito Radicale, un ruolo importante nel conservare puntigliosamente questa come battaglia del Partito Radicale, nel Partito Radicale gli effetti di colonizzazione sono tali da un punto di vista mentale che molto spesso impediscono, ma direi di più, che c'è quasi un rifiuto della comprensione, quasi come quello dei cattolici nei confronti degli altri. Cioè, se uno mette in parallelo la nostra critica ad esempio all'ICI, cioè sono critiche razionali, non c'è niente, non è che siamo contro la Chiesa, no, da questo punto di vista, anzi. Quindi pari c'è nei confronti di una cosa che è elementare, nel senso che Roosevelt, i padri fondatori degli Stati Uniti d'America, avevano subito compreso che ci doveva essere un parallelo tra un popolo, quello americano, e una lingua di comprensione. E questo è quello che non si capisce ancora qui. Per cui continuiamo a parlare, anche nel Partito Radicale, avere un riferimento con il manifesto di Ventotene, con il federalismo europeo, ma non facciamo l'equazione lingua federale europea. Ed è questo che secondo me impedisce al partito di avere una crescita esponenziale e di divenire quello che oggi dovrebbe essere il suo ruolo principale, il ruolo di partito padre della patria europea. Nel senso che, seppur è vero
che in questo momento non ci sono leader a livello europeo che siano padri della patria europea, è vero che il partito potrebbe avere questo ruolo proprio perché ha avuto, grazie a Marco, un'opzione nei confronti di chiarezza, quantomeno nella comunicazione, che è indispensabile. Per cui, mentre noi da anni denunciamo uno che ad esempio i britannici non studiano alcuna lingua straniera, dal 2004 in Gran Bretagna non si studia più nessuna lingua straniera, noi obblighiamo i nostri giovani ad apprendere l'inglese, anche un cretino capisce, non c'è bisogno di essere grandi politici, anche un cretino capisce che se io a mio figlio faccio apprendere l'inglese, ma se la discrimine nel mondo del lavoro è il fatto della competenza nella lingua inglese, è evidente che di fronte a io o a te che sai fare l'intervistatore, il tecnico, qualsiasi cosa, a parità di manualità, di capacità intellettuale, se la discrimine è la competenza in lingua inglese, tra me, te e uno che sa fare più o meno le stesse cose nostre, che è madrelingua inglese, anche un italiano, chi assume? In lingua madre inglese. Quindi è evidente che di fronte addirittura a una cosa così banale, così cretina, così semplice, che tu capisci immediatamente che ha una tale, come dire, dirompenza di ragionamento, che non capisci davvero di che cosa si sta parlando. Ma io ho sentito poco fa un intervento da far rabbrividire, dove è l'inglese da proteggere. Cioè io francamente non sapevo chi trovarmi di fronte, cioè l'inglese che è accusato da tutto il mondo accademico linguistico di essere la lingua assassina per eccellenza delle altre lingue e delle altre culture, arriva una persona che non a caso è insegnante di lingua inglese peraltro, che dice che è l'inglese che ha bisogno di essere protetto. È come se nel momento in cui la Germania nazista invadeva tutta Europa ed era arrivata a Parigi sfondando l'Indio Maginò, è come se dicesse: Hitler ha bisogno, poverino, di essere protetto perché non ce la facciamo effettivamente, bisogna... Quindi la manipolazione anche del pensiero è un po' questa. A che cosa fa riferimento? Tra l'altro, molte persone non ricordano o fanno finta di non ricordare che quello che sta facendo la Cina oggi non è nient'altro che quello che hanno fatto gli americani con le culture indigene. Cioè oggi non esiste né la lingua dei Sioux né una cultura Sioux, non esiste nessuna lingua. E questo pochi sanno che innanzitutto la Gran Bretagna è stata l'ultimo paese europeo ad abbandonare la schiavitù, tanto per cominciare. E pochi sanno o fanno finta di non sapere che ad esempio il teorizzatore della schiavitù e del ladrocinio dei territori indigeni è fatto da un filosofo inglese che era John Locke, il quale teorizzava, come arriva a teorizzare questo? Arriva a teorizzare questo, cioè l'appropriazione delle terre altrui, con il concetto di terra nullius, che vuol dire terra di nessuno. Perché siccome questi erano persone che avevano pari territorio, se non migliori territori, ad esempio dei britannici, cioè non erano riusciti a farli rendere, per quanto riguarda il proprio benessere, tanto quanto erano riusciti a fare gli altri popoli, allora erano da considerare subumani. E quindi in questo senso Dio gli dava la facoltà di appropriarsi dei loro territori, dei loro beni, e quindi da questo punto di vista si traeva immediatamente, infatti non a caso sul biglietto, sulla moneta americana, è in God we trust, no? Noi in Dio commerciamo. Ah, il problema è che non è che solo in Dio, insomma, di fatto. E da questo punto di vista il problema del diritto e il problema della democrazia e della giustizia linguistica è qualcosa fondamentale, di fondamentale importanza per quanto riguarda la costruzione della patria europea. Se noi oggi avessimo una generazione consapevole che da questo punto di vista non solo tu non hai l'opportunità ormai di avere una pensione, ma che addirittura non hai l'opportunità nemmeno di avere un lavoro, e che questo lavoro ti viene espropriato innanzitutto addirittura da potenze straniere o da madrelingua inglese, cioè come se fosse un diritto per nascita, cioè in lingua madre inglese chiaramente acquisiscono dei diritti maggiori rispetto a te. L'esempio che facevo prima,
è la Palissiano, per cui da questo punto di vista oggi credo che avrebbe una grande importanza proprio questa, cioè che esca una generazione di patrioti europei. Il problema oggi è che non ci sono i George Washington che ci sono stati negli Stati Uniti d'America, e se avete presente quello che accade in termini di esproprio, perché noi abbiamo molto lavorato sui costi, ad esempio, della non comunicazione in Europa e sui costi della dominazione linguistica inglese. Ebbene, ad esempio, l'Italia spende oltre 60 miliardi di euro l'anno per autocolonizzarsi e per non far altro che instaurare un processo dove ovviamente i lingua madre italiani non solo accettano la sudditanza, ma addirittura la impongono ai propri figli, non facendo quel ragionamento elementare che facevo all'inizio, che è evidente che se il discrimine è la competenza in lingua inglese, io non faccio altro che, anche nel momento in cui mio figlio o io stesso ho le stesse facoltà o le stesse potenzialità di un lingua madre inglese, ovviamente si sceglierà un lingua madre inglese. E questo che cos'ha? Un altro, e qui cerchiamo di chiudere e questo è un altro problema, che evidentemente quindi tu devi essere più bravo di un lingua madre inglese, e allora questo comporta, ad esempio per il popolo italiano e per gli altri popoli, anche l'espropriazione delle migliori intelligenze del paese, perché dato che tu devi essere più bravo e più intelligente comunque di una lingua madre inglese, significa che evidentemente tu ti espropri di quelle che sono le tue migliori capacità intellettuali, di ricerca e quant'altro. Quindi questo è il doppio danno spaventoso. Quindi quello che dobbiamo fare, e il mio appello a tutti i giovani, è finalmente costruiamo noi la patria europea, e il dato fondamentale è affermiamo l'alfabetizzazione in lingua internazionale, ossia in esperanto, in tutta Europa. Tanto più, tra l'altro, che abbiamo dei paradossi. Mentre l'America è considerata nostra amica, la notizia del 6 dicembre è che la CFTC, che è l'organizzazione che negli Stati Uniti d'America dà l'opportunità o meno, o meglio gli ordini per comprare o meno alcuni titoli, ha vietato a tutte le 123 agenzie accreditate per l'acquisto dei titoli stranieri di acquistare bond e quindi titoli europei. Ti ringraziamo Giorgio Pagano, sempre più competente sull'esperanto.